lunedì ricco di emozioni. Il lunedì è tornato a portare con sé l'attesa per una nuova puntata del Grande Fratello, il reality show che continua a catturare l'attenzione del pubblico italiano. Alfonso Signorini, conduttore del programma, si prepara a presentare una serata che promette colpi di scena e sorprese. La casa, come sempre, è un microcosmo di emozioni, dove si intrecciano relazioni, conflitti e momenti di grande intensità. Le polemiche infiammano il web. Negli ultimi giorni il clima all'interno della casa è diventato sempre più teso, con polemiche che si sono diffuse rapidamente sui social. Gli spettatori non perdono occasione per commentare le dinamiche tra i concorrenti e le ingiustizie percepite, come l'uso del telefono da parte di alcuni, non fanno altro che alimentare il dibattito. La trasparenza del gioco è messa in discussione e molti si chiedono se le situazioni siano realmente spontanee o se siano orchestrate dagli autori. Tommaso e il suo viaggio in Spagna. Una delle notizie più chiacchierate riguarda Tommaso, un giovane concorrente che sembra destinato a volare in Spagna per partecipare al Gran Hermano. La sua partenza ha suscitato grande interesse, soprattutto perché Maika Benedicto, una concorrente spagnola, lo attende nella casa. Questo legame ha portato a speculazioni sul fatto che Tommaso fosse già a conoscenza del suo futuro, alimentando ulteriormente le teorie riguardo alla manipolazione delle dinamiche del gioco. Il bacio tra Tommaso e Maria Vittoria. Un altro momento che ha catturato l'attenzione del pubblico è stato il bacio tra Tommaso e Maria Vittoria, avvenuto proprio prima della sua partenza. Molti si chiedono se questo gesto sia frutto di un reale interesse o se sia stato pianificato per creare un effetto drammatico. Le reazioni sui social sono state immediate, con gli utenti che hanno espresso scetticismo riguardo alla sincerità di queste dinamiche. La domanda che tutti si pongono è: perché ora? Questo bacio servirà a riaccendere l'interesse del pubblico o è solo un altro stratagemma? Le aspettative per il futuro. Con l'avvicinarsi della puntata, le aspettative sono alte. Gli spettatori sono curiosi di vedere come si svilupperanno le relazioni all'interno della casa e se Tommaso riuscirà a mantenere l'attenzione del pubblico anche dopo il suo viaggio in Spagna. Le dinamiche tra i concorrenti sono sempre in evoluzione e il Grande Fratello continua a dimostrarsi un terreno fertile per colpi di scena e sorprese. La domanda rimane: riuscirà il programma a mantenere viva l'attenzione del pubblico o le polemiche?